Assegno di inclusione e disabilità, si sblocca finalmente la situazione. Tornano accolte le domande di assegno di inclusione che erano decadute per errore la scorsa settimana. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo video cerchiamo di capire la situazione. Con l'ultima elaborazione sono magicamente decadute diverse domande dell'assegno di inclusione di persone con disabilità. La cosa strana è che a decadere sono state diverse domande di persone che hanno una invalidità civile superiore al 67%, quindi legittima per l'assegno di inclusione. Dopo un po' di silenzio istituzionale, IMSS, tramite i suoi social network, aveva fatto sapere che si sarebbe trattato di un errore di sistema e che la situazione si sarebbe risolta in automatico. Ebbene, dopo un weekend disperato, ecco che le domande che erano decadute per questo errore sono tornate finalmente accolte. E soprattutto, con quella che sembra una specie di elaborazione straordinaria, sono comparse anche le date di invio delle disposizioni di pagamento apposte per oggi stesso, 30 settembre. Perciò immaginiamo che i pagamenti cominceranno a breve e probabilmente continueranno a mano anche domani. Se si tratta del vostro caso, controllate la vostra situazione dal sito IMSS. E per oggi è tutto, al prossimo aggiornamento. Ciao!